Comincia nel gelo della tramontana la partita che non si sarebbe dovuta giocare. Tutti in tribuna con gli altri settori vuoti per preservare anche gli spettatori che non hanno voluto abbandonare il Perugia neanche con 3 gradi sotto zero ed il vento di Buran. Giocano Pupeschi e Carlotto, il bomber Balistreri in panchina. Di fronte il Campobasso ridisegnato dal mercato e dalle necessità di bilancio. Della serie come smantellare una squadra da vertice a causa delle difficoltà societarie. Si comincia, 5° minuto, Clemente batte punizione dalla 3/4, palla bassa, inserimento di Tozzi Borsoi e parata del portiere. Ne scaturisce una punizione, la percussione dei grifoni rimane senza esito. 13°, il Campobasso mette fuori la testa, discesa sulla destra di Rega, salta Borghetti, arriva sul fondo e mette in mezzo. La palla sfila pericolosamente. 21°, punizione con schema dalla destra. Calcia Clemente e la palla arriva sul secondo palo dove rompe Borghetti. Jaimo compie la seconda parata decisiva. 27°. Fuga di Margherita sulla sinistra e bel cross per la testa di Tozzi Borsoi. Conclusione imprecisa. 36°. Punizione da distanza siderale di Clemente. La palla si abbassa e Jaimo para in 2 tempi. 42°, palla lunga di Zanchi, ribattuta del Campobasso, la palla finisce a Clemente, il tiro da lì è letale ma incoccia uno stinco e si alza, peccato. Proprio non si riesce a segnare, il tempo finisce così, si ricomincia e se possibile sembra ancora più freddo. 5° minuto, ci prova il Campobasso, incursione da destra, tiro e parata di Giordano, sulla ribattuta ancora i lupi, palo pieno, sono le prove del gol. 8° minuto, ancora apertura a destra, ancora praterie e cross teso in mezzo. Soltanto Cruz Pereira fra la difesa del Perugia, ma è sufficiente per battere Giordano. Perugia 0, Campobasso 1. Entrano Moscati e Benedetti per Ferri Marini e Carlotto. Il Perugia sfiora il pari al 12°. Angolo di Clemente, interviene Borgese, parata di Ioime. 15°, ancora Clemente cerca l'angolo sulla sinistra. Il tiro è bello, ma la difesa ribatte ancora. Esce anche Zanchi, entra Balistreri. Adesso è un assedio. Batti e ribatti, pali, proteste e ci scappa anche l'espulsione di Viscido al 16° per doppia ammonizione. La partita si incattivisce e le tattiche saltano. Ormai sembra una partita di altri tempi. 26°, Borgese da destra Clemente, Veronica girata e tiro, Ioime salva per l'ennesima volta la sua porta. 28°, Margherita mette Moscati davanti al portiere, scellerata la conclusione del ragazzo e intanto il tempo passa. 30°, dai e vai dal limite, palla Benedetti, tiro centrale, parata. 31°, girata di Tozzi Borsoi in semirovesciata, il portiere stavolta non ci arriva ma la palla esce di un soffio. 33°, staffilata di Benedetti dalla distanza è tesa e angolata ma non basta per neutralizzare il portiere. 37°, gli esterni destro del Perugia si riversano in area, parte il cross e Ioime commette un'incertezza, raggiunge il pallone ma lo lascia lì, arriva Clemente, rasoiata e pareggio, pareggio, ma quanta fatica. 39°, ci prova ancora il Perugia con Tozzi Borsoi. 40°, ci prova Benedetti, sempre fuori alla destra del palo. 43°, Clemente dal limite alto di un soffio. Ora ci sono i 5 minuti di recupero e per poco non segna il Campobasso. Al 46°, fugge Pereira, lascia partire un tiro velletario che ribattuto finisce a Todino sulla sinistra. Grande Giordano in uscita bassa. 48°, Benedetti liberato da Clemente, si trova sul piede il colpo dello smash. Ecco come lo fallisce clamorosamente, da solo davanti al portiere. Maledetta domenica di neve e di freddo. Si è speso tanto e si è ottenuto poco. Ora bisogna mantenere lucidità e cominciare a guardarsi le spalle.